Mio padre diceva sempre che non sono le armi ad uccidere le persone, ma chi le impugna. Mio padre, un uomo duro e freddo come l'acciaio delle sue spade. Sua voce tremava nel vento come l'ultima foglia di un albero morente. Si rifugiò nella sua bottega. Diceva che lì i suoi fantasmi del passato non potevano raggiungerlo. Ma il sicario non era un fantasma. Il mio nome è Madeleine, sono un'assassina e voglio vendicare mio padre. Uccidere non è peccato. Il vero peccato è lasciar vivere chi non sa amare la vita. Il vero peccato è non poter trovare l'amore, ma solo uomini pronti a scoparti. La vendetta era l'unico pensiero che alimentava i miei giorni. E anche se tutti i miei uomini erano innocenti, in fondo erano colpevoli. Colpevoli di desiderare qualcosa che non potrebbero avere altrimenti, non senza il loro schifoso potere. Ecco come ci si sente con il coltello dalla parte del manico. Ora posso affrontarvi da sola, solo io e una dolce promessa che mi riempie di lacrime gli occhi. Ora posso essere una donna nuova, senza i vostri sguardi pesanti addosso. Quando si dice avere un nodo alla gola, la stretta al collo fece della sua morte un sospiro. Un altro vigliacco, un ennesimo, uno dei tanti, tutti uguali. Certo che ci so fare. Serve aiuto? È un meccanico? No. Comunque piacere. Fisioterapista. Senti, ma sei qui solo per guardare o sai fare anche qualcosa? Diamo un'occhiata. Si sa, le donne non sono tanto brave con chiavi e bulloni. Mi sono appassionato da piccolo perché mio padre era un grande cultore delle macchine sportive. Mi diceva sempre, figliolo, le donne sono come le macchine nuove. Dopo due giri, ti stanchi. Ed è questo quello che pensi delle donne? No, ci mancherebbe. Però tanto si sa. Se dovesse capitarmi una donna attraente che non sia mia moglie, beh io... Dicevamo? Beh, diciamo, alla fine nessun uomo è fedele del tutto. L'ultimo che uccisi emanava qualcosa di positivo. Forse lui amava la sua donna. Forse esiste un barlume di speranza in tutto questo buio. Quest'ultimo
Non sapevo avesse moglie e figli. Non fa alcuna differenza, naturalmente. Solo non lo sapevo. Guardo sempre ciò che sarà mio. Cosa ti fa pensare che io sarò tua? Potrei avere delle carte vincenti. È di solito chi ha carte vincenti bleffa. Un buon giocatore. Vorrei incontrare una persona sicura di sé, forte, egoista, un bastardo, ma che sappia farmi sentire speciale. Trovare l'uomo giusto è come fare scala reale a poker. Speri sempre che l'ultima carta sia un re. Io quella notte lo trovai. Fu come ricominciare a respirare. Esattamente quello che cercavo, nei minimi particolari. Una calma innaturale. Ero stanca di fuggire. Era tutto perfetto, troppo perfetto. Cos'è quella? La riconosco, quella collana. Non è possibile. Quindi sei tu l'assassino di mio padre? Siamo entrambi degli assassini. Non voglio ucciderti. Voglio solo distruggerti la vita. Forse la natura di un uomo non è trovare una donna da amare, ma trovare una schiava, una donna da comandare e possedere a piacimento. Patetici, schifosi, privi di moralità. Thank you.
Il mio nome è Madeleine. Sono un'assassina e ho vendicato mio padre. Ma non sono sazia. Non ho colmato il vuoto che credevo di colmare. Non ho più rivisto il mondo con gli occhi di come quando lui era con me. Ma so che lui mi sorveglia. E so che un giorno io sarò di nuovo libera. Sarò di nuovo la bambina innocente, spensierata, che ha lasciato in un mare di squali. Intanto io continuerò ad uccidere. Fino a che quel giorno non giungerà.